Val Vedretto con la rassegna gastronomica e paesaggistica. L'appuntamento per il 9 agosto, ma attenzione, le iscrizioni chiudono il 5 di giugno. Ci racconta tutto Roberto Busia. Si fa praticamente quello che si dovrebbe fare ogni giorno, per stare bene. Si passeggia in una zona incantevole come la Val Vedretto, si assaggiano i prodotti veramente chilometro zero dei produttori locali, dunque formaggi, salumi, vigne e compagnia bella, si sta in compagnia e effettivamente una giornata piacevolissima dove oltre al camminare, al mangiare, stare in compagnia, ci si ritrova alla fine della passeggiata tutti assieme, parliamo di 1500 persone circa, a fare la mangiata finale, se chi ancora fa, con anche lì prodotti non strani e con delle chicche, i dolcetti preparati dalle donne del luogo. Che tipo di dolcetti? Sono i candoccini mignon, quelli fatti proprio, quelli che fanno bene alla salute specialmente, fatti comunque tutti da donne, ma quello che è interessante è che ci sono un 120 volontari in tutta questa organizzazione, tra cui molti volontari non sono le persone residenti, ma sono le persone che vanno in vacanza e hanno il piacere quella giornata di dare una mano agli organizzatori. Dunque è amore spassionato per la Val Vedretto. Bisogna iscriversi? Le iscrizioni sono aperte dal 3 al 5 giugno in sistema online. Sul sito specifico della camminata della Val Vedretto c'è scritto tutti i dettagli. Ci si iscrive e alla fine dell'iscrizione, dunque dopo il 5, ci sarà un'estrazione a sorte informatizzata, dunque nessun favoritismo per nessuno, e i primi 1000 saranno estratti e verranno informati individualmente sulla loro partecipazione. Spazio ora allo sport.